significato ha per voi questo San Valentino? Una festa d'amore. Infatti. Avete già pensato a cosa regalarvi? No, ancora no. E cosa avete intenzione di regalarvi per questo San Valentino? Chiedo a lei. È una sorpresa. Ah, quindi ancora niente iniziative, non avete chiesto niente ancora? No, no, ancora no. Cosa ne pensi di questo San Valentino 2010? Sarà un San Valentino bellissimo per gli innamorati. Vi faccio tanti auguri a voi che siete innamorati. Ma per te che significato ha? Per me il significato non ha tanto importanza. L'essenziale è che le persone si amano. Ma già pensato a cosa regalare alla tua fidanzata? Un bacio. Single o fidanzato? Single. Quindi niente festa di San Valentino? No, no, lo festeggio con mia mamma. Sera, cosa ne pensi di questo San Valentino 2010? Non so dirti, guarda. Single o fidanzato? Fidanzato. Come pensi di festeggiare? Non so. Il regalo per la fidanzata è già pronto? È un segreto. Grazie, buonasera. Ciao. Fidanzato? Single, sì. Quindi niente San Valentino? Niente San Valentino. Ma per lei che significato ha San Valentino? Sapessi. Buonasera, siamo qui con due amichetti. Vediamo come festeggeranno questo San Valentino 2010. Buonasera, cosa ne pensate di questo San Valentino? È uguale a tutti gli altri anni. Sempre la stessa cosa. Un giorno come tutti gli altri? No, è il giorno dell'amore, quindi è giusto festeggiarlo con la persona che si ama. Come pensi di festeggiarlo? Andando a cena fuori, con la mia ragazza e con gli amici, con il gruppo nostro, diciamo. Che cosa significato ha questo San Valentino? Le feste degli innamorati. Come pensi di festeggiarlo? Ma a mangiare, andare fuori a mangiare con gli amici. Il regalo si può sapere? No, non si sa. Buonasera, siamo direttamente in un locale dove abbiamo pescato giusto la titolare. Cosa ne pensi di questo San Valentino? San Valentino è la festa di tutti gli innamorati. Per tutti, San Valentino è la festa degli innamorati, come sapete, quindi è un evento che ci porta un pochettino di persone, soprattutto i giovani con le coppiette, ragazzi e ragazzi, che è una serata molto animata sul punto di vista dei ristoranti, diciamo. Nel mio ristorante per domenica ci sarà un ospite speciale per animare la serata, il mago Xavier, fino a tarda sera, quindi invito tutta la cittadinanza di venire a trovarmi come fanno di solito. Buonasera, abbiamo incontrato subito una bella ragazza, vediamo cosa ci dice di questo San Valentino. Cosa ne pensi di questo San Valentino? Penso che sia una bellissima festa perché è innamorato. Single o fidanzato? Single. Quindi niente festeggiamenti per San Valentino? Festeggiare il giorno prima. È un po' triste, però bisogna prenderla con filosofia. Invece la parola San Valentino che significato ha per lei? Grande. San Valentino vuol dire volersi bene, rispettarsi e stare bene insieme. Ma San Valentino? Che significato ha per lei San Valentino? L'unione tra due persone che si vogliono bene. Single o fidanzato? Single. Quindi diciamo per il momento niente festeggiamenti? Niente, per il momento. Gli auguriamo con tutto il cuore di poterlo festeggiare il prossimo anno. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Cosa pensate di questo San Valentino? Spero che sia un San Valentino per tutti. Allora, da quanti anni hai sposato? Ho 1949. Quindi sono ben 61 anni? Come li ha trascorsi quest'anno? Uno, fate l'anno sempre. Che significato ha per lei San Valentino? Allora, San Valentino diciamo che è una vetrina che si festeggia una volta l'anno, però alla fine si è sempre innamorati 365 giorni all'anno. Per me quest'anno vale molto di più perché lo festeggio non solo per me ma anche per gli altri. Quindi già da un paio di giorni gli innamorati vengono di nascosto a proporre qualcosa e quindi sono molto contenti di fare qualcosa di nuovo, soprattutto a livello commerciale, per quanto riguarda i palloncini, per quanto riguarda composizioni floreali sempre inerenti con il lattice, che è una novità che sto portando qui a Rocca, che si chiama Fantasy Flower, a livello di mongolfiere, dalla piccola alla più grande, una confezione, un regalo dentro un pallone da nascondere dentro un pallone, e allo scoppio saltano fuori i palloncini e il regalo. Tra le lacrime
Per voi che significato ha San Valentino? Proprio come uno che siamo vecchi non lo sappiamo, ci siamo bruciati! È una festa bellissima! Bellissima! Maggiormente quando sono donne bellissime! È arrivato diciamo a una certa età, pensa ancora di festeggiarlo? Certo! E vuol sempre festeggiare! Per terra sorpresa vostra moglie! Certo sì! La ringraziamo! Entrando in un bar di pensionati, vediamo cosa ci dicono su San Valentino. E quante notti pensi a piangere, rileggendo quelle lettere, che non riesci più a buttare via dal labirinto della nostra. Niente, è bella perché è stato sempre detto così, le donne stanno più contente, insomma è una festa. E poi vostra moglie la contenta? E come no? Quindi si dovrà aspettare la sorpresa. Io l'ho mandato in gita già, e ancora non si è ritirata. Diciamo ancora deve arrivare a San Valentino già un piccolo allegria. Buon per lei. Sì, grazie. Grazie a voi. Per me ha un significato bello. Cioè? Perché è il vetto delle innamorate, a me mi piace, quindi. Lei è ancora innamorato? Innamoratissimo, non innamorato. Quindi pensa di festeggiarlo? Sì. Ci può dire come? Ci può dire come? Come ce devo dire? Come lo posso amore, la posso chiamare amore. Ci baciamo, ci. Bellissime parole, ci fermiamo qua. Ma in realtà siamo noi. Ah, per il nipote mio, tutti che ne tengono amore i nipoti, no? E allora per loro. Per me? Quindi è la festa della, dei giovani, precisamente. Che tu tiri pure me, giovani. Ma per lei. Uno piede di me. Ma per lei è un giorno come tutti gli altri? No! E San Valentino è una festa, per me è festa. San Valentino. A vostra moglie gli farete una festa? Mia moglie è una parlare, mia moglie è una super. Come pensi di festeggiarlo questo San Valentino? A casa, con la mia famiglia. Vostra moglie si dovrà aspettare una sorpresa? Direi di sì. Quindi non è un giorno come tutti gli altri, è diverso? No, è diverso. È una ricorrenza più che significato, è un'ottima ricorrenza che si aspetta molto volentieri perché si dà l'occasione a tutte le coppie di passare una giornata un po' diversa.